io sono prima un consumatore. Allora, se tu gestore mi dai il perché di quel valore aggiunto, me lo spieghi, mi dici questo è un prodotto che è così, 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 allora è chiaro che io posso capire qual è la differenza e do un valore aggiunto che do atto a quel valore aggiunto. La maggior parte delle volte invece il pubblico esercizio, parlo di pubblico esercizio in generale perché abbiamo le eccellenze, attenzione, non è che non ti dà questo tipo di messaggio, per cui la birra si ferma e rimane sullo scaffale. Allora, questo vuol dire che bisogna prendere atto e prendere coscienza di fare quello che dicevi te, cioè di fare scuola, di fare scuola consulente su questo prodotto, ma proprio per far sì che il consumatore stesso capisca cosa beve e dia il valore giusto a quel prodotto. Attualmente è un gran casino, scusate te, non è così. Noi lo vediamo, lo vedo tutti i giorni. Posso parlare della mia azienda che sta crescendo del 30% sulle birre artigianali, per cui, ok, non è che non sta crescendo, è importante il settore, a noi ci interessa sia come distributore totale ma anche come azienda. È una cosa che fa sì che il consumatore che è a conoscenza di questo prodotto aumenti anche il livello dal punto di vista di valore aggiunto e di prezzo di tutte le birre, perché è trainante la birra, in questo caso artigianale. La costanza, 3 anni fa, scusate, non c'era la costanza di qualità del prodotto, non che non sia un prodotto non valido, però non era costante. Per noi che distribuiamo un prodotto e se vogliamo noi stessi fidelizzare il nostro cliente a valle, dobbiamo avere un prodotto che abbia una costanza, che sia sempre, non serve eccellissimamente alta di qualità, ovviamente non bassa, però costante, altrimenti non riusciamo a fidelizzare il nostro cliente e il nostro cliente il giorno dopo compra un altro prodotto. Bene, questo sì, chiamano. Adesso invece, da 3 anni in questa parte, io l'ho visto, sono passi da gigante, nel senso positivo, sulla qualità. Ecco, non dimentichiamoci però che, secondo il mio punto di vista, dobbiamo mettere veramente i piedi per terra e cominciare a dire sì, io sono l'artigiano della birra, ho l'esigenza di avere il distributore che mi va a spalmare il prodotto a piccole dosi, no? Perché questo è il nostro lavoro, io non faccio il produttore di birra. Ci sono dei produttori di birra, artigiani, che pensano di fare i distributori. Cioè, ognuno faccia il suo, ragazzi. È inutile che ci inventiamo, ognuno faccia il suo. E altrimenti non si va avanti. Questo è importantissimo. Allora, inizialmente lo capisco per passione, però poi, se ancora adesso, noi come federazione o come distributori, se vogliamo avvicinarci a un gruppo di artigiani, inteso grande, positivo della birra, non sappiamo dove battere la testa, ma vi rendete conto? Questa è la verità, cioè, eccetto ovviamente i casi, sappiamo, 7, 8, 10, cioè, non abbiamo la possibilità. Allora, vogliamo imparare dagli inglesi, che magari di birra è qualcosina, allora, adesso, gli inglesi cos'è che fanno? C'è più di un'istituzione, più di una cooperativa, no? Di un consorzio che ha all'interno degli artigiani birrai bravissimi, dove io anche come Cucchiaio Sparato, come azienda, vado, compro, partecipo all'acquisizione di un tot di quella cooperativa e su due mesi ho una rotazione di prodotto, in questo caso loro sono perché parlano di birre ovviamente l'estiva, la primaverile, eccetera. E posso, ho il modo di poter avere un'unica fattura, se vogliamo vederla anche dal punto di vista pratico, un unico interlocutore con 5, 6, 7 tipi di birre diversi. A cosa serve questo? Serve far conoscere la birra, per cui torno a quello che dici te. Su questo manca, ognuno fa testa propria, perché questa è la verità. E il barista che vuole saltare il distributore perché è scienziato, è intelligente, lo passa, perché dice io risparmio, cioè, scusate, io dico quello che penso, l'ho sempre detto, per lui non è che mi prendo le mie responsabilità, l'ho sempre fatto. Ma dove vai? Allora, perché dove vai? Perché hai bisogno di conoscere quel prodotto, puoi avere la possibilità di avere 2 cartoni di un tipo, 2 di un altro. Questo è quello che noi facciamo, riusciamo a distribuire il prodotto a 360 gradi, a farlo conoscere. Per cui il fatto di saltare questo tipo di filiera
ogni tanto succede, sul microverificio sta succedendo quello che è successo sul vino fino a 10 anni fa. Cioè, siamo sul mondo del vino, la maggior parte delle grosse aziende blasonate alte, non grosse di dimensioni, di grandi nomi, attualmente si stanno avvicinando, e ci sono da tempo, insieme al distributore per vendere il prodotto. Per cui, secondo il mio punto di vista, questo è importante. Bisogna essere più osservatori di quello che è il mercato, uscire da quello che è il guscio della propria produzione, che ritengo sia cresciuta nella qualità in maniera esponenziale, però adesso bisogna crescere sul business, bisogna crescere su qualcos'altro, bisogna avere un... Capisco, io ad esempio, tu giustamente hai detto, sì, la tempistica, io ordino, non mi arriva. Allora, chi non capisce questo del distributore, sto parlando, vuol dire che la birra artigianale non fa per lui, perché anche nei distributori c'è chi è in grado di gestire prodotti particolari e chi no. Lo sappiamo bene quanto ci vuole perché la birra venga fatta, dipende poi se è rifermentata in bottiglia o qualcosa, perché, però questo è importante. Ma allora la selezione è già anche per noi che sta avvenendo. Questo qui ho messo più di una cosa davanti. Posso intervenire? Un secondo solo, perché sapevo che questo era l'intervento, fare un po' di repliche. Dopo, allora io farei, se permettete, prima finirei la carrellata iniziale, anche perché credo che anche le ultime persone abbiano delle cose da dire, e poi ovviamente lascerei spazio e raccolgo repliche, contro repliche, perché ci sarà sicuramente da discutere. Io mi ero tenuto anche di riserva, ma probabilmente non la devo nemmeno giocare la domanda sul perché la birra artigianale costa così tanto, perché comunque mi sembra quasi un problema marginale a quello che è stato sviscerato. Non lo è, non è marginale. La Guzzioli, ma comunque affronteremo anche questo. Però per finire un po', perché secondo me entriamo nel vivo ora forse dell'argomento, e l'argomento è riferito ai pubblici esercizi, quindi più alla fase terminale della filiera, ed è proprio come i pubblici esercizi riescono a vendere la birra artigianale. Allora, qui abbiamo due grandi conoscitori di birra, persone che lavorano da anni nel mondo della birra artigianale e anche delle birre non solo artigianali italiane, ovviamente, ne parliamo anche di Belgio, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, quindi non è una questione nazionale, ma che comunque devono avere in qualche modo sviluppato per passione, per necessità, per curiosità, una competenza particolare per vendere dei prodotti che comunque sono meno conosciuti dal consumatore medio. Il discorso che facevo prima era proprio riferito al fatto che sono tutte aziende che non hanno la forza del brand. Allora, io in prima battuta volevo raccogliere un po' l'esperienza di Nino, che da anni quello Sherwood è uno dei punti di riferimento per tutti gli appassionati di birre speciali, chiamiamole così, anche se non è la parola esatta per definirle, e da te capire un po' quanto è difficile o quanto è facile vendere queste birre e che accorgimenti bisogna usare, e soprattutto se però vedi che è cambiato qualcosa, cioè nel senso se la percentuale di persone che entrano e ti chiedono una chiara quando tu hai tipo 14 spine di robe stranissime è uguale, diminuisce o un po' questo. Allora, io vorrei dire una cosa, cercherò di essere brevissimo. Il discorso è questo: io ho iniziato in un periodo in cui veramente c'era poco e niente, che erano gli anni di cui parlavo prima, cioè ho iniziato veramente a farlo ancora prima il lavoro, però diciamo come imprenditore l'ho fatto 17 anni fa, e quando ancora c'era il peroncino, insomma, in giro. Però vorrei dire una cosa, la mia esperienza nasce dalla necessità di distinguermi da quello che era in quel periodo il pub, inteso come pub, no? Senza nulla togliere a questo tipo di approccio, che comunque è un approccio che ancora è vincente, diciamo, no?
i Guinness Pago piuttosto che Heineken eccetera, no? Io credo che sia proprio la chiave di tutto, sia proprio in questo, il distinguersi. Cioè bisogna distinguere un po' la passione da quello che poi è il business o comunque quello che è dove si vuole, cioè bisogna sapere dove si vuole arrivare. La mia necessità era quella di continuare a fare questo lavoro in maniera diversa, cioè era proprio la mia necessità, perché se no non avrei potuto continuare a farlo. Io avevo questa grande passione, l'ho coltivata, ho avuto la possibilità, l'opportunità di coltivarla, l'ho fatto in maniera del tutto naturale e questo mi ha portato dei risultati. Alla lunga, cioè non è stato semplice. È chiaro che lì ci ho messo la conoscenza, ci ho messo l'atmosfera del mio locale, ci ho messo la varietà, la pulizia, il servizio, l'attenzione, tutta una serie di altre cose che sono legate al nostro mondo, che è il mondo dell'ospitalità, no? Della ristorazione. Noi siamo nati per ospitare la gente, per farla stare a loro agio. Se per questo poi serve anche conoscere il vino, conoscere la birra in maniera ancora più approfondita, questo penso sia un valore aggiunto già, no? È chiaro che questo valore aggiunto poi costa, nel senso, giustamente lui diceva, ci sono dei prezzi che sono un po' fuori di testa, se uno è in grado di spiegargli anche perché costa così tanto la birra, sarei più felice, no? Effettivamente non ha tutti i torti, però ci sono, a parte vabbè, che io non sono proprio così d'accordo che la birra e basta, nel senso, ho troppo rispetto per questo prodotto per dire, per concluderlo così, diciamo. Però ogni birra c'ha la sua storia, c'ha dietro una persona che si è impegnata più o meno, c'è dietro un territorio, io sto parlando anche solo del Belgio, dell'Italia, della Germania, di tutti i paesi, eccetera. Ci sono degli ingredienti che possono variare più o meno il prezzo, ci sono delle tasse in ogni paese che variano più o meno il prezzo, ci sono il modo di trasportarle che magari col freddo piuttosto che eccetera eccetera, che possono variare. Però a parte queste piccole variazioni che possono essere piccole, poi chiaramente il banco finale è quello che decide, no? Io mi assumo tutte le responsabilità dei prezzi che metto sulle birre, nel senso che la faccia la ce l'ho io e quindi la gente, se mi deve dire ladro, me lo dice a me, no? Però non sa quello che c'è dietro a questo discorso. Io ho una carta di 300 birre, dove tu fai col dito così e la trovi sempre. E questo è un costo, cioè nel senso, se io ho in casa anche solo un cartone per tipo, io ho 300 cartoni, voglio dire, e 14 spine, quindi un fusto per tipo a rotazione lo devo avere. Ho un magazzino che costa, ho una cantina di birre da invecchiamento e ha un costo, ho una serie di situazioni, di personale, eccetera, eccetera, di costi aziendali che sono molto alti, e chiaramente questi li devo mettere sul prezzo finale della birra o comunque di tutto quello che io vendo, no? Però adesso non volevo polemizzare su questo. Secondo me è più giusto oggi come oggi fare comunque un distinguo, nel senso che la passione deve comunque rimanere la passione. Chi tratta la birra artigianale deve necessariamente avere passione, perché sennò giustamente la birra rimane nel frigo e lì rimane, cioè scoppia il boom, tutti prendono un po' di birra, la mettono nel frigo, scade, è fine della trasmissione, ma non si vende, non si vende la birra artigianale, è lì e non la vuole nessuno. E certo, ci vuole impegno da parte del gestore,